Eccoci, siamo live. Buonasera a tutti, buonasera da Club Diplomatici Unica. Io sono Maurizio Fazzini, presidente dell'associazione, e oggi con noi parliamo di moda e parliamo di moda con Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, fashion designer e founder di Deattico. Ciao Giorgia, ciao Gilda. Ciao. Grazie mille per essere qua con noi. E Grazie a voi. anche. Bene, bene. E anche con Italo Fantano, grazie mille Italo, di essere qua con noi, che è Digital Fashion Editor presso Vogue Italia. Ciao, ciao a tutti. Oggi parleremo di Deattico, del brand Deattico, delle founder, le ideatrici del brand Deattico, un po' a 360 gradi. Un po' della loro esperienza personale, del come è nato Deattico, come Deattico si ha creato una community così forte sui social e anche come magari la pandemia ha impattato un po', impattato in maniera non, sicuramente non negativa sul vostro brand. Quindi io non vado oltre, lascio la parola ai nostri ospiti. Grazie ancora per essere con noi e buona conferenza a tutti. Grazie Maurizio. Sì, come diceva Maurizio, saremo un'ora insieme. In quest'ora, partendo dalle origini del brand, proveremo a ripercorrere un po' le tappe più importanti che dal 2016 a oggi e cercheremo di capire anche quali sono stati gli elementi che hanno contribuito al successo del brand. Io inizierei proprio dal principio, chiedendo a Gilda e a Giorgia di raccontarci il loro percorso, diciamo, di studi, un po' la loro formazione, come è nata la loro amicizia e quali sono, diciamo, i primi tasselli che hanno formato l'idea imprenditoriale, la vostra idea imprenditoriale. Allora, veniamo entrambe da un percorso, diciamo, di moda quasi classico, nel senso abbiamo comunque studiato entrambe fashion design, io all'OIED, Gilda Morangoni. Quindi, insomma, ci siamo formate con queste basi di fashion design, poi entrambe, cioè almeno per me, sì, comunque entrambe abbiamo iniziato a lavorare in vari uffici stile. Per diversi anni abbiamo fatto varie consulenze su abbigliamento, accessori e poi nel 2015 ci siamo un po' ritrovate, dopo vari anni ci conoscevamo già, a New York. Abbiamo passato del tempo insieme durante una fashion week, andavamo agli show e da lì è nata in maniera molto, diciamo, organica, naturale, una conversazione su ipotetico progetto che avremmo potuto fare insieme e quindi piano piano abbiamo un po' iniziato a pensare cosa poteva essere. In realtà noi, perdonami l'interruzione, partivamo proprio da un'esigenza di non un buco di mercato perché non si può definire un buco di mercato, però avevamo analizzato le proposte fashion di quelle stagioni e mancava a nostro parere un certo tipo di abbigliamento che fosse iperfemminile, però molto rilassato, senza troppe costruzioni, e quindi volevamo creare qualcosa che ricoprisse più o meno quegli aspetti di un abbigliamento da donna, di quel tipo di stile. E da lì è nata l'idea della vestaglia, perché noi all'inizio, cioè la prima collezione di Attico, le prime due o tre, avevano questo concept molto preciso dove sviluppavamo solo questa categoria merceologica. L'idea era proprio quella della rilassatezza, di indossare uno slip dress come una vestaglia e uscire fuori. Poi, sì, quindi anche un po' andare a decontestualizzare un capo di abbigliamento che di solito la donna utilizza all'interno della casa, però trovavamo veramente un item molto chiave, la vestaglia, perché è un capo molto trasversale, è un capo che puoi indossare come vuoi, lo puoi reinterpretare, e questo ti dà comunque una bellissima libertà appunto nell'utilizzarlo.
E quindi abbiamo proprio lavorato su questo capo facendolo diventare appunto il nostro capo core, dove poi abbiamo sia sviluppato il concetto di collezione ma anche di comunicazione. Infatti, perché noi abbiamo anche molto chiara la nostra donna, quindi che è un po' strano per un brand d'abbigliamento immaginare tutti gli amici designer che conosco, tutte le persone che hanno costruito dei brand, hanno costruito prima un prodotto e poi identificato, cioè sono diventati più specifici nell'individuare la donna. Invece noi avevamo già un immaginario di donna molto, molto definito. Chi è questa donna? Come avete identificato il vostro target? Sicuramente vuole essere sensuale, però è anche molto pratica. Ha voglia di uscire la sera probabilmente, ma non vuole essere overdressed, quindi appunto ha qualcosa di super sensuale, ma anche rilassato, anche se non si direbbe perché costruiamo collezioni molto vistose, ma ti assicuro che abbiamo anche dei capi molto più rilassati. Diciamo che principalmente volevamo lavorare proprio sull'attitude, sì. Che è un po' proprio il modo chiave di indossare i nostri capi. E quello che volevo dire era un po' anche da dove nasce il nome The Attico, che è praticamente l'ultima cosa che è arrivata dopo il prodotto. Cioè avevamo pensato prima all'item, alla vestaglia, alla costruzione della collezione, e poi volevamo trovare un nome che veramente andasse a raccogliere il concetto della donna, del capo, di questo capo di abbigliamento, ma anche di questo contesto. Infatti per noi il contesto è super importante. Se avete avuto modo di appunto vedere magari le nostre presentazioni, vi è capitato insomma di vedere immagini, foto, per chi non è potuto mai venire, abbiamo sempre tenuto tantissimo alla costruzione di quel momento di comunicazione, quindi della presentazione durante la fashion, e quanto insomma al momento di costruzione della collezione. Per noi sono veramente entrambi super importanti. Infatti abbiamo sempre presentato in dei contesti, in degli appartamenti di Milano, ci faceva proprio l'idea di dare la possibilità di scoprire anche dei luoghi dove praticamente è quasi difficile arrivare se non si conosce. Un po' Milano è anche così, no? Devi un po' entrare nei portoni per capire cosa c'è dietro e poi si apre un mondo. Quindi era un po' un'idea sexy di come dove immaginavamo queste nostre donne, no? Un luogo misterioso dove non tutti ci possono accedere, e sicuramente un luogo all'interno, appunto, che arriva dal nome. Sì. Quindi The Attico inizialmente, insomma, andava proprio subito a posizionare la donna in un posto e raccontava benissimo solo con una parola la storia, il contesto, sì, e l'universo di questa donna. Noi potremmo parlare all'infinito di questo e argomentare, quindi forse serie le domande più specifiche, se no noi parliamo 2 ore di questo. Certo, anche perché le mie prime 3 domande sono già state risposte, quindi vi ringrazio. Volevo chiedervi una cosa. Appunto, prima abbiamo detto che il brand è nato nel 2016. Nello stesso anno, quindi proprio nel primo anno di vita del brand, voi avete avuto un'importante collaborazione con Net-a-Porter, che per chi non lo conoscesse è un luxury e-commerce, uno dei più importanti. Quanto pensate che il vostro, diciamo, potere social abbia influito sugli inizi del brand? Perché comunque, cioè, per essere un brand appena nato, non è proprio scontato fare una collaborazione così importante. Di una collezione, l'unica cosa che ci mancava era il nome. Non appena abbiamo avuto il nome The Attico concepito, registrato e tutte la parte grafica, abbiamo comunicato sui nostri social, perché non esistevano altre piattaforme. La prima comunicazione è veicolata da Instagram, quindi proprio la prima stagione
ricordo che avevamo lanciato solo delle immagini con il nome e dopo neanche 15 minuti era arrivata una richiesta dove non comunicavamo non c'era prodotto ancora. Non c'era prodotto, non comunicavamo cosa stavamo andando a vendere, cosa avremmo venduto dopo un mese. E la prima mail che abbiamo ricevuto è stata appunto quella di Net-a-Porter, che comunque è un retail molto molto attento alle novità, hanno bisogno chiaramente di generare nuovo interesse sempre, non so, sicuramente il fatto di noi due di avere un certo tipo di following digitale ha aiutato tantissimo il brand, perché un quarto del lavoro era stato fatto. Chiaro è che ci servono diversi aspetti per far sì che poi funzioni e non è solo certo. Quello sì, è stato uno strumento che ha agevolato, sì. Diciamo, il primo step per, sì. Per farci conoscere. Poi ovviamente deve avere il prodotto giusto, sì. Il progetto giusto, solido, con una struttura, una distribuzione giusta per far sì che poi funzioni. Non è solo quello, quindi per rispondere alla tua sì. Domanda, ma ci ha aiutato tantissimo, soprattutto le prime stagioni. Sì. Comunque ci ha permesso anche di farlo vedere, una volta che è uscito il progetto, di farlo vedere indossato. Abbiamo veramente, è stato uno strumento proprio di, sì. Di push sì, di conoscenza. Importante. E poi sì. Devo dire che noi, rispetto ad altri brand, che è sempre un po' deviante questa cosa, però insomma, noi ha aiutato tanto a essere testimonial del nostro brand. Da una parte è chiaro che ci ha aiutato tantissimo, perché non le facevamo vedere... veicolavamo il prodotto attraverso noi stesse, che insomma lo facevamo, lo disegnavamo, lo producevamo e poi lo indossavamo, era proprio secondo la nostra idea la cosa migliore. Poi chiaro è che dopo un po' non funziona più, ha bisogno di amplificare. È anche giusto poi che il sì. Brand inizia a camminare sulle proprie gambe, quindi credo sì. Che adesso rispetto al 2016 insomma c'è stata questa evoluzione. Cioè, l'idea imprenditoriale dall'inizio non era quello di fare un influencer brand, innanzitutto perché sì, noi siamo delle persone influenti, che è diverso da influencer, e non è un influencer brand perché altrimenti si sarebbe chiamato Gil De Giorgia, quindi ci sono tante cose che chiaramente tu che sei una persona esperta ha ben chiare, chi magari non sa vanno spiegate e... niente questo. E siamo qui per questo. Quanto è importante, diciamo, la community che c'è intorno al brand? In che modo influenza il vostro lavoro? Nel senso, voi vi ispirate anche dai social? Quando lanciate un prodotto pensate a quanto possa essere instagrammabile? Sono degli aspetti che hanno influito e che influiscono oppure no? Allora, pensiamo delle collezioni, è difficile che noi guardiamo un prodotto e diciamo quanto è instagrammabile o meno, cioè no. Non facciamo questo non, tipo di scusami Giorgia, non voglio interromperti, però quando io dico quanto è instagrammabile non è negativo, nel senso che spesso qua, anche con il lavoro che faccio io e che facciamo noi su Vogue.it, spesso le immagini che scegliamo le scegliamo in base a quanto possano essere belle, di defetto o di comunicazione, insomma. Prima di arrivare a quell'aspetto di instagrammabile, quindi definiamolo forse meglio, fotogenico, prima di avere un aspetto fotogenico, per noi deve essere bello su una gruccia. Perché il capo, noi non siamo ancora un brand totalmente digitale, che è un paradosso, però è così, nel senso che crediamo ancora tanto in un approccio con i nostri clienti, la nostra community, che è quello fisico, reale. È stranissimo in questo periodo, in questo momento storico, quello che sto per dire, però per noi è importante l'emozione che ti provoca, cioè un abito da sera è difficile, cioè non per tutti i prodotti può essere fatto questo ragionamento, perché chiaramente è variabile rispetto al target price di un prodotto e di che tipo di
categoria merceologica stiamo parlando, perché una t-shirt può essere bella così e venduta digitalmente, mentre un capo da sera full embroidery è difficile che, nonostante possa essere molto bello fotografabile, che tu lo venda su e-commerce. Quindi noi, questo dell'instagrammabile, questo discorso di bello fotograficamente, è chiaro che le vediamo le cose, ma ce lo poniamo poi dopo questo interrogativo. L'inizio per noi è molto più visivo ma reale, non so, su Gruccia. Però, per rispondere alla tua domanda, quando strutturiamo una collezione, pensiamo, immaginiamo dei colori, forse questo discorso si può fare più sulle scarpe, su degli accessori più piccoli, sappiamo già perfettamente quanto una scarpa possa funzionare di più digitalmente rispetto a un'altra. Credo sia non più pensiamo semplice. Al prodotto in sé, ma pensiamo alla comunicazione e al tipo di immagine che deve essere costruita intorno a questo prodotto. Sì, che è un po' un prodotto singolo, no? Sì. Già vi immaginate quindi tutta l'immagine, non il prodotto fine a se stesso, insomma. E per quanto riguarda le ispirazioni delle collezioni, queste magari qualche volta è capitato che venissero dal mondo social, oppure prendete ispirazioni da altre cose? Il momento per noi in cui veniamo a contatto con culture diverse, posti diversi, persone diverse, ci piace vedere cosa indossa la gente in strada, ci piace vedere cosa c'è appunto all'interno di negozi vintage, ci possiamo ispirare da tantissime cose, in realtà ogni volta un'ispirazione diversa. Ovviamente siamo delle grandi osservatrici, quindi ci piace andare in libreria, ci piace, non so, guardare vecchi film. Sicuramente il viaggio è quello che ci regala di più, però anche Instagram sicuramente, ecco, nell'ultimo anno sicuramente Instagram è stato uno strumento molto importante, perché ci ha fatto un po' viaggiare appunto dove comunque un nuovo motore di ricerca, cioè no? Quello che cercavi su Google lo cerchi probabilmente su Instagram, se cerchi una persona lo cerchi su Instagram, è un nuovo motore di ricerca, non è un social, quindi chiaro è che ci aiuta anche a, ma per dire, anche solo per percepire un certo tipo di tendenza, se scorri alcuni profili magari più attenti ti rendi conto che magari sono già lì e quindi dici ok, è nell'aria questa cosa. Quindi sì, per noi è importante anche tutto quello strumento, è importante. Poi usiamo tanto Pinterest per fare ricerca, ci sono mille siti che guardiamo, quindi ci muoviamo un po' a 360 sì. gradi. Però sì. Non vediamo l'ora di viaggiare di nuovo. Prima avete detto che appunto i primi prodotti furono queste vestaglie, questi slip dress e che identificavano un po' la donna, no? La donna de Attico. E chi vi conosce e vi segue un po' di più sa che in realtà voi avete anche degli stili un po' diversi, no? La donna di Attico è a metà tra Gilda e Giorgia, o dove l'avete trovata? Secondo me è stato un percorso, perché all'inizio ci conoscevamo anche molto meno, quindi è stato un conoscere noi, cioè l'una e l'altra, e poi cercare di trovare questa terza identità che era De Attico. Quindi sicuramente se io e lei abbiamo portato degli elementi, certo. Dei codici, i nostri estetici. Amici, chi ci conosce bene quando vede le collezioni dice ah, questo è Gilda, ah, questo è Giorgia, quindi sicuramente c'è qualcosa proprio di nostro 100%, cioè di entrambe le parti, sì. Però no, un mix non lo so. Però abbiamo anche lavorato in una direzione in cui abbiamo costruito i codici del brand da zero, cioè nuovi, nel senso non solo mescolando quello che sono le nostre estetiche, ma anche creandone di nuove.
E poi ci arriviamo. E poi ci arriviamo. Questo senso di identità e poi la classifica. Che cosa fa questa donna? Dove va? Cioè, noi ancora ci facciamo tutte queste domande. La donna di Attico andrebbe mai a fare un campeggio? Andrebbe a fare camping? Ok, se sì, come lo farebbe? In che modo? E quindi nasce questa terza... È un po' come uno script di una, cioè un personaggio, sì. No? E poi la parte più interessante del lavoro di creative director, secondo me, perché inventi qualcosa che non c'è. E sì, crei dei mondi. Crei dei mondi, crei sì. Delle persone. Dove ci si riconosce, cioè qualcuno ci si riconosce di più. Sì, meno. Però è bello perché magari si spinge anche oltre a quello che è, insomma, il tuo limite, no? La tua comfort zone, quindi riesci veramente a esplorare dei mondi che magari non, dove magari non andresti, quindi quello è interessante. Allora ragazze, tornando a parlare invece di argomenti un po' più business, diciamo, nel 2018 la società Archive di Remo Ruffini ha acquisito il 49% del brand di De Attico. Remo Ruffini, per chi non lo sapesse, è il fondatore di Moncler, e quindi immagino che per voi sia stato un grande complimento, insomma, ricevere l'interesse da uno come lui. Come avete preso questa decisione e cosa ha significato per lo sviluppo di De Attico? Sicuramente significa una crescita, un'evoluzione. Considera che quando abbiamo iniziato eravamo praticamente solo noi due. Noi cercavamo appunto un partner che ci aiutasse a strutturare l'azienda. Sì. Essendo in due, essendo due creative, non eravamo forse in grado di immaginare come strutturare al meglio dei processi. Archive ci ha dato una mano sin da subito, da due anni a questa parte, da dopo la firma abbiamo strutturato un team, abbiamo degli uffici, abbiamo circa 30, più di 30 dipendenti, i processi sono stati messi a posto, abbiamo ristabilito una catena produttiva, una catena distributiva, quindi ci sono stati dei passi veramente importanti che probabilmente da sole non saremmo riusciti a fare. E la cosa positiva è che siamo tutti giovani, quindi nonostante dietro c'è un peso di un'azienda che dietro relativamente, perché Moncler, c'è Remo, Moncler e Archive è un'altra società, noi abbiamo un po' acquisito il know-how di tutti questi, di quei processi, e cerchiamo nel nostro piccolo di riportarli in Attico, e per noi è un valore grandissimo. Bene, lo stesso anno, tra l'altro, siete, se non sbaglio, comparse, cioè De Attico è apparso nella lista dei BOF 500. I BOF 500 sono, è una lista, diciamo, che viene stilata da Business of Fashion, dei nomi più influenti nella moda a livello globale. Anche questo è stato un bel riconoscimento. Che memoria avete di quel momento? È stato stranissimo, in realtà è stato prima, quindi è stato nel 2017, quindi appena un anno dal lancio del brand. Allora due volte forse ci siete state? Sì, più volte. Ah, ok. Sì, ok. Beh, per noi è stato chiaramente un onore, 500 persone nel mondo sono veramente poche persone, e due ragazze giovani, noi avevamo iniziato da un anno il brand, per noi è stato veramente bellissimo ricevere questo tipo di essere incluso in una lista così importante, dove veramente ci sono delle persone che fanno parte della industria da tantissimi anni e che hanno business molto più grandi dei nostri. Sì, super importante. L'anno invece dopo, quindi nel 2019,
Avete iniziato a muovere, diciamo, qualche passo nella moda sostenibile. Mi viene in mente la collaborazione che avete fatto con Ridan, in cui appunto avete reinventato dei pezzi vintage, no? Tramite la tecnica dell'upcycling, il processo dell'upcycling. Questa cosa, cioè, come ci siete arrivate e in questo momento qual è il vostro approccio appunto dal punto di vista della sostenibilità? Sicuramente è un tema per noi importante che però va toccato ovviamente con intelligenza e anche con non so come dire, comunque i processi per diventare un brand totalmente ecosostenibili sono veramente lunghi e devono essere molto strutturati, insomma, ancora più che la mentalità ecosostenibile ce l'abbiamo, quindi stiamo lavorando tornando alla collaborazione con Ridan, noi abbiamo conosciuto Sean, che è l'ideatore del marchio, nel 2018 appunto a questa cena, e da lì era stato super interessante, chiaramente conoscevamo il brand, era stato super interessante capire come loro strutturassero tutto il processo dalla ricerca di capi, perché oltre al fatto che è geniale, secondo il mio parere è la cosa veramente più ecosostenibile del mondo. Tu recuperi, non crei nulla di nuovo, recuperi, sfusci, qualcosa che già c'è sulla terra, quindi non crei ulteriore merce, ma piuttosto la rilavori. E per me è un'idea super affascinante. Quindi da lì siamo stati a lei, abbiamo visitato la loro azienda, cioè è nata l'idea di fare questa prima collaborazione, co-branding insieme. Noi chiaramente il nostro core era il mini dress, i dress da donna, quindi era più interessante lavorare su delle cose nuove ed era anche interessante anche per loro, vedere come un altro brand lavorasse su dei tessuti più fluidi. Quindi abbiamo fatto questa ricerca in queste warehouse vintage appunto di LA, ne abbiamo girato un po', abbiamo selezionato dei capi e da lì siamo stati nati lì da loro a modificare cose che già esistevano. Loro ginsaioli, quindi totalmente altri processi, erano scioccati all'inizio, ma poi ce l'abbiamo fatta. Infatti è una collaborazione che ha avuto una risonanza abbastanza importante perché è stato. Credo siamo stati veramente uno dei primi brand ad approcciare il riciclo in quel modo. Esistono altri brand che da zero rilavorano, ma non brand di evening come attico. Infatti se guardiamo adesso lo stesso modello l'ha ripercorso Miu Miu, che lancerà questa collezione, sono nati tanti brand così. Però ecco, secondo me anche quando vuoi fare un brand ecosostenibile, secondo me lo devi creare fin dall'inizio. È molto difficile quando sei nel In processo forza. di un brand già avviato, che non ha quel tipo di dinamica, riassettare tutti i processi è molto molto difficile. Quindi idealmente per noi potrebbe funzionare, ovviamente si possono fare delle correzioni, avere delle accortezze, però quello che ci piacerebbe fare, appunto, ripetere magari questo format di progetto speciale di capsule, dove sì, dall'inizio si stabiliscono Delle regole. questi tipi di Sì. regole. Comunque per noi la collaborazione con Redan è stata super bella perché comunque Attico parte appunto da questa ispirazione del vintage, facciamo tanta ricerca nel vintage e anche proprio come gusto, soprattutto diciamo all'inizio quando abbiamo lanciato il brand, proprio a livello di ispirazione partivamo appunto dai vari mondi, insomma da varie decadi del passato. Quindi andare per noi a lavorare su dei capi vintage degli anni 80, degli anni 70 e modificarli con le nostre mani è stato super interessante. Abbiamo quasi chiuso il cerchio di questa idea, di questa estetica. Sì. Siamo ispirate al vintage, ma per la prima volta siamo veramente riuscite a lavorarci e abbiamo poi proprio consegnato capi che comunque avevano avuto già un'altra vita in passato. Quindi quello è stato molto interessante.
Passiamo a una cosa meno piacevole, cioè l'anno 2020. Come tutti noi vi sarete trovate faccia a faccia con la pandemia. E le ragazze, tra l'altro, hanno fatto una bellissima raccolta fondi per la Protezione Civile Lombarda, facendo una vendita speciale dell'archivio dei pezzi d'archivio di Deattico. Ma a parte questa bellissima iniziativa, come ha influito appunto la pandemia, quest'anno di corona, sul vostro lavoro, sul brand? Avete imparato qualcosa da quest'anno? No, certo. Allora, ti spiego un piccolo passaggio che magari non tutti sanno. Noi appena prima della pandemia avevamo deciso di ristrutturare tutto il nostro assetto organizzativo dell'azienda, per cui il nostro nuovo modello prevede la comunicazione e la vendita delle collezioni non nei tempi di Fashion Week. Quindi noi sotto quel punto di vista ci è andata anche molto bene, perché è come se avessimo saltato una stagione, ma in realtà l'abbiamo anticipata, quindi ne abbiamo fatte due vicine. Chiaramente questo processo di cambio date prevedeva una forte digitalizzazione di tutto il processo, per cui il virtual showroom, scatti, tempi di collezione, come tutti gli altri uffici stile, anche noi ci siamo dovuti adattare ad un modello digitale proprio di struttura di collezione, che è stato veramente complicato da immaginare, perché se prima un tessuto lo sceglievi toccandolo tra mille selezioni, il 2020 è stato molto più difficoltoso proprio a livello puramente organizzativo. Devo dire che messa a posto quei processi per noi è stato un anno anche positivo, perché siamo state molto, forse no, non voglio dire furbe, però abbiamo pensato molto bene a come strutturare la collezione. Io ti parlo adesso di costruzione di collezione, poi vado nel profondo su altre cose. Avevamo già razionalizzato i numeri di collezione, che se prima erano quattro volte, adesso sono stati molto meno, la tipologia di utilizzo, quindi c'erano molti più, non c'erano ricami, per cui anche a livello di business ci è andata bene, perché offrivamo qualcosa che era quasi, non dico necessario, però era giusto al momento, come posso dire, era giusto per quel momento sì. Quindi lì siamo state fortunate, ma insieme a tutto il team abbiamo fatto veramente ore di brainstorming, quindi ci è andato molto bene. Durante questo periodo di riflessione è uscita anche questa, una delle ultime collezioni che abbiamo appena lanciato, presentato, si chiama Life at Large. Che è la collezione primavera-estate 2021, che è la prima collezione con dei capi anche genderless, giusto? Sì, o se vuoi più casual. Comunque già da tempo avevamo iniziato un po' a ragionare a 360 gradi sull'inserimento all'interno della collezione di capi che non fossero solo evening, perché comunque avevamo voglia anche di vestire la donna Deattico durante il giorno, quindi è stato proprio un processo creativo per capire quali fossero i codici giusti per questa donna, che dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera, perché prima la donna Deattico era più una donna notturna. Quindi per me questa capsule sì. Collection ci ha aiutato a identificare una fascia oraria che perdevamo, che abbiamo ricoperto, è andata molto bene, la percezione sì. È stata... Ed è praticamente capitata anche in questo periodo in cui magari non c'era appunto più l'occasione, no, di vestire Attico da sera. Quindi è quasi coinciso questo momento, sia da una nostra voglia e esigenza e anche questo periodo storico. E, infatti in Life at Large appunto abbiamo
presentato per la prima volta tutta una serie di capi e anche una nuova donna di Attico che appunto vuole essere più rilassata, più casual, più giovane, meno impostata. Sì. E per me è stato mega divertente anche pensare tutto il concept. Tutto, come hai detto prima, era una collezione abbastanza genderless, per cui l'idea di scattare anche persone totalmente normali, uomini, donne, è stato bellissimo, abbiamo lavorato in un modo completamente diverso, non c'erano modelli professionisti, c'era gente normale che si proponeva al casting, è stata per noi una ventata di aria fresca. Mi ricordo che avevate fatto un casting su Instagram, giusto? Abbiamo ricevuto tantissime richieste nel giro di 24 ore che abbiamo dovuto selezionare, e poi una volta selezionati 40-50 ragazze e ragazze sono venuti in ufficio da noi, abbiamo fatto il casting, li abbiamo intervistati, quindi abbiamo avuto anche il tempo di veramente un po' conoscerli e di interagire con loro. Tu prima hai detto una cosa importantissima che riguardava la community di Attico, quanto è importante per noi. Con questo tipo di progetto ti rendi conto quanto è veramente al limite l'idea che noi abbiamo della nostra community e quanto poco ci vuole a spostare il baricentro. Noi non immaginavamo di arrivare a quel target di persona così giovane, così veloce, così pronta. C'erano ragazze che si sono presentate di totalmente altri mondi, del mondo dell'arte, del mondo della finanza, che alcune neanche avevano Instagram, quindi è stato veramente un esperimento che ci ha innanzitutto amplificato la community, perché ha generato l'influenza, il nome del marchio l'ha fatto conoscere ad altre persone, e poi ci ha avvicinato molto di più a quello che è la cosa più importante, il nostro cliente finale. Eh sì, perché appunto in realtà a The Attico, il brand su Instagram ha circa 600.000 follower, se non erro, e voi due insieme ne avete un altro milione, superate il milione. Ma oltre alla community di follower, nel corso, diciamo, di questi primi 5 anni, il brand l'abbiamo visto non solo su Instagram, ma anche in importantissimi department store in tutto il mondo, come Harrods a Londra, Saks Fifth Avenue a New York, Lafayette a Parigi, Antonia a Milano, e l'abbiamo visto anche indosso a tantissime celebrity come Beyoncé, Dua Lipa, per fare due nomi a caso, oppure Kate Blanchett e anche Margot Robbie. Quanto è stata importante anche questa connessione con il mondo delle star, e quanto ha influito sulle vendite? Cosa è arrivato prima e dopo tra le star, i buyer? Beyoncé è un'altra fan di Attico, credo, proprio dalle prime stagioni. Ora non ricordo se la prima o la seconda, esattamente quando, non lo ricordo, però ha approcciato il brand prestissimo, ci ha sempre supportate veramente facendo degli ordini giganti, come altre celebrity, e noi siamo veramente grate anche perché le vestiamo, ci piacciono, come Dua Lipa è una delle nostre, sì, veramente, sin dall'inizio, quando lei non era così iconica e anche Attico non era così conosciuto, veramente dalla stagione 2 lei lo indossava, e quindi è stata organica la crescita, e così è stato per i department store, ma speriamo diventi ancora più grande. Per esempio adesso abbiamo appena aperto il nostro primo shopping shop, che per noi è un passo importante perché significa avere una sorta di retail temporaneo, non di un mese, una settimana, ma di 6-7 mesi, e comunque da Selfridges, che è uno dei negozi più importanti al mondo.
Ma facendo diciamo un po' le somme di tutto, qual è la cosa che secondo voi vi ha aiutato di più in assoluto nella crescita del brand? La costanza, l'impegno 24/7, l'impegno di tutti, di tutto. Noi siamo un team, tra virgolette, siamo 30, ma ci sono tante cose da fare e sono tutti veramente 100% dedicati, quindi probabilmente sì, l'impegno, la tenacia, quello. Poi chiaro è che ci sono dei piccoli, delle piccole grandi cose che essere nel momento giusto, conoscere la persona giusta, banalmente avere una testimonial come Dua Lipa ci ha aiutato e ci aiuterà tantissimo, avere il supporto di negozi come Bergdorf o Antonia, che anche lei ci supporta veramente dal giorno uno, è importantissimo, quindi sono piccole cose che sommate... Insomma, la riuscita di un progetto non avviene mai per una cosa sola, c'è sempre un insieme di cose che si incastrano nel momento giusto e fanno funzionare. Progetti non siamo soli, non c'è solo io e Gilda, non avremmo comunque potuto farlo, sempre il team, quindi la riuscita è fatta sempre da tante persone, da tanti fattori. Considera che nella nostra idea ci sono altri milioni di cose da fare e quindi questa è solo una piccola parte dei nostri sogni, non è bello da dire, ma le nostre ambizioni riferite al marchio. Quindi ecco, adesso da giornalista vorrei chiedervi what's next, però visto che siamo ospitati dai ragazzi della Cattolica, vi chiedo che consiglio dareste a un giovane che vuole intraprendere una carriera nella moda. Così è freestyle. Allora, secondo me, innanzitutto bisogna avere un'idea che sia un'idea abbastanza precisa. E sono pochi fattori. Se sei un genio, che è difficile, però può succedere. Oppure devi per quanto riguarda il settore della moda, devi cogliere un buco di mercato. Secondo me quello è importantissimo. Quindi avere occhi su tutto, essere informati su tutto, essere onnivoro di informazioni che non siano solo di che bella collezione di Louis Vuitton, ma qualsiasi cosa nel mondo. Sì, sicuramente avere un'idea forte, ma avere anche un po' un'idea di struttura, di progetto è super importante, sì. Perché avere solo il prodotto senza la comunicazione o la distribuzione, senza la produzione, devono essere almeno 3-4 fattori che devono essere presenti, perché ci sono le basi dove poi te vai a costruire il progetto intero. Non mettere troppa ansia, no. Perché nel senso devono anche andare questa base di struttura, diciamo, sì. Più così inquadrata, matematica, ovviamente anche un po' uno spirito... Noi ci siamo buttati. Rischio, esatto. Noi non avevamo idea. Buttarti, sì. Cioè, noi avevamo idea fino a un certo punto, ovviamente, quando abbiamo lanciato tutto. Quindi anche un po' di incoscienza Il fattore incoscienza è importante. Sì. Cioè, bisogna essere un po' matti oggi. Perché quando inizi non hai proprio ben idea di tutto quello che concerne lanciare un brand. Perché magari dall'esterno si percepisce veramente solo una parte e tutto quello che c'è dietro ovviamente non traspare. Per chi non conosce i processi è difficile immaginare cosa vuol dire un iter lavorativo. Ma non abbiate paura che la strada è lunga e noi ci auguriamo veramente che almeno il 40% di voi portano a termine le proprie... brand di sogno. Non so, le classi in Cattolica sono solo di marketing, vero? Cioè di comunicazione, business, i corsi. Allora, io innanzitutto vi ringrazio, intervengo all'improvviso, ma innanzitutto allora mi presento, sono Costanza, sono la responsabile del team Moda, quindi saluto tutti e vi ringrazio per essere qui stasera e per averci dato questa opportunità, perché
per noi, insomma, io parlo anche a nome del team di moda, eravamo entusiaste di avervi qui e di poter ascoltare e prendere da voi qualche dritta, qualche consiglio e semplicemente capire meglio, no, questo mondo. Quindi innanzitutto vi ringrazio. Poi appunto per quanto riguarda la Cattolica, allora i corsi sono in realtà abbastanza diversi, nel senso abbiamo business, economia, marketing, ma abbiamo anche io ad esempio per scienze politiche e relazioni internazionali, non abbiamo un corso, almeno che io sappia, specifico di moda. Penso ci sia qualcosa legato alla moda, ma su questo non super preparata, però c'è qualcosa. Però ecco, tutto il tempo di prodotto, produzione, magari loro. No, ecco, però devo dire che i corsi sono vari ed è anche questo, no, che ci piace, che forse attira anche così tante persone alle conferenze di moda. E questa era infatti poi una domanda che vi volevo fare, perché ormai penso che la moda sia un concetto molto ampio, cioè che esuli dal moda in sé per sé e dall'idea di collezione, vestito, abito, ma che in un mondo come quello di oggi vada a toccare tanti ambiti e tanti mondi diversi, come stavate dicendo anche voi. Quindi, come sempre più, la moda poi in realtà influenzia anche altri settori, dalla comunicazione a ovviamente l'economia, ma in realtà dal mio punto di vista penso che riguardi un po' anche l'ambito politico, cioè sia in realtà un atteggiamento sociopolitico, culturale. Ecco, quindi ecco, volevo chiedervi se anche voi pensate che sia così, se quindi la moda sempre più si stia adattando un po' anche ai tempi, questa globalizzazione, a questi temi attuali, da temi etici, stavate parlando del genderless, ma anche il climate change e tutti questi temi, e come la moda forse serva anche, faccia da strumento di mediazione, trasmetta questi messaggi e che quindi appunto attiri non solo persone interessate alla moda in sé per sé, ma anche altre persone e altri studenti che magari non studiano moda strettamente, ecco. In maniera diretta, questo è un settore che tutti usufruiamo, no? Tutti compriamo un capo d'abbigliamento, e quello che cercavamo di dire prima, che avere un'azienda, creare un brand, essere delle creative director non è solo più fare dei bei vestiti, ma è avere presente e essere a conoscenza di tutto quello che succede nel mondo, dalla politica alla cultura, all'economia, a qualsiasi tipo di evento, qualsiasi tipo di cosa che ha scioccato il mondo nell'ultimo periodo. Vediamo quante cose negli ultimi anni sono cambiate, quindi c'è molta più responsabilità riguardo anche solo una collezione, bisogna tenere conto di aspetti anche per non offendere delle culture, cioè è veramente diventata una cosa grossa. E quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, bisogna essere super coscienti, la moda non è più solo un bell'abito. No, è da sempre stato un po' anche il riflesso di quello che succede nella società, quindi è ovvio che è come se fosse quasi uno strumento di espressione in qualche modo. E di economia, se guardi le ultime stagioni della fall winter che ha sfilato a gennaio, c'era un sacco di nero, un sacco di noia, si percepiva quello che stava vivendo il mondo. Cioè, è banale da dire, sì, però è così. È tutto non è drivato solo da un fattore economico, perché anche quello è importante, ma non è solo quello, è una questione di sensibilità che tu riscopri in una collezione e in generale nella costruzione di una silhouette, di una scelta di un tessuto e della comunicazione dello stesso abito, di una campagna pubblicitaria, della forma di una borsa e via dicendo. No, sono contenta che appunto ci sia questa sempre più, no, questa presa di coscienza e questa consapevolezza, e io sono d'accordissimo, e forse lo dimostra un po' anche il fatto che alle vostre richieste abbiano risposto tante persone, come dicevate voi, che non vengono magari dal mondo della moda o hanno studiato moda o hanno fatto percorsi strettamente inerenti a questo ambito, ma vengono da tanti ambiti diversi. Infatti
Un'altra domanda, ma in realtà poi appunto avete già risposto, proprio come eventualmente studenti di scienze politiche, economia o quant'altro dai più disparati campi possano eventualmente trovare un loro posto in questo mondo. Cioè è possibile una carriera in questo settore anche se no, uno non ha effettivamente una conoscenza magari specifica perché riesce comunque o serve comunque una base un po' più tecnica. Qualunque cosa vuoi fare all'interno del settore moda, però io trovo anche super interessante andare ad attingere da qualcuno che magari non ha niente, non sa niente, non di niente questo, ma porta un punto di vista talmente nuovo, talmente disruptivo, diverso, che veramente può permettere anche a noi di aprire gli occhi su qualcosa che magari appunto non conosciamo o non fa parte certo. del nostro lavoro. Quindi sì, perché no? Bene, 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 grazie. Approcciarsi a queste persone che non hanno idea, il loro punto di vista. Bene, grazie. Io poi appunto avrei l'ultima domanda che ci ha incuriosito molto, perché abbiamo visto che per le vostre creazioni, collezioni, tendete a far uscire anche una playlist o comunque della musica, delle canzoni. Quindi ecco, volevo chiedervi perché questa scelta e se la musica, ma così come le arti multimediali, la comunicazione, poi anche i social media che sono un po' poi il nostro pane quotidiano, direi, per tutti, che ruolo abbiano e qual è l'importanza e perché avete fatto questa scelta, ecco. Non c'è una cosa più bella di contestualizzare una collezione, un capo, un momento con un sottofondo musicale. Cioè proprio è importante quanto la luce. La luce e la musica hanno lo stesso valore per noi. Purtroppo la luce non riusciamo a raccontarla attraverso il digitale, nel senso che possiamo ricreare una bella immagine, ma poi resta quella, la musica per noi racconta in qualche modo, chiudi gli occhi e immagini. Se tu hai già qualcosa davanti agli occhi, che per noi è una collezione, attraverso la musica hai un'idea completa di quello che di cui vogliamo parlare nel modo più preciso possibile. Ci aiuta a contestualizzare. Sì, infatti, come dicevo prima, per noi è sempre importante creare un contesto, per questo la scelta degli appartamenti, per questo la scelta, insomma, le varie scelte che facciamo che vanno un po' a contorno di quello che è il prodotto. Sicuramente la musica ci aiuta, è un altro tassello che ci aiuta appunto a completare questo universo teattico e a far capire meglio, a comunicare al meglio il nostro messaggio, cioè cos'è il brand, qual è la donna, che tipo di musica le piace, eccetera, eccetera. Poi spesso con le playlist, noi all'inizio le facevamo noi perché ascoltavamo musica, immaginavamo dei momenti, poi abbiamo avuto un sacco di contributor più o meno famosi che proprio hanno avuto voglia di raccontare la loro visione di un momento teatrico attraverso la musica. Come vedono anche loro il brand e come lo interpretano, quindi ci piace avere anche queste voci fuori dal coro che dicono veramente. Sono davvero, personalmente sono davvero contenta che sia così basso, no, questo mondo e che appunto si veda l'influenza di tanti aspetti e devo dire è bello proprio questa interconnessione che c'è anche proprio nel vostro, in questo caso nel vostro brand e quindi come ci sia anche uno scambio reciproco, no, quindi quanto voi diate ma al tempo stesso prendiate anche da altri, quindi sono davvero contenta e anche per il futuro, ecco, di dire siamo in buone mani, ecco, insomma, mi sento di dire questo. E ora vedo che è entrato, penso, Maurizio, anche se non lo vedo. Non so, forse c'è. Non mi vedete? No, io vedo scuro, grigio. Non so se gli altri... Ok. Ecco. Ok, ora sì. Sono apparso? Sì. Ok, no, perché c'era lo stesso problema prima, io... Purtroppo sono apparso come da guastafeste, ma no, intanto volevo ringraziarvi veramente tanto, Giorgio e Gilda, perché per noi diciamo il filo conduttore, l'idea sulla quale si basa la nostra associazione è quella di valorizzare le eccellenze italiane nel mondo. E su vari ambiti, abbiamo fatto economia, cultura, politica, sport, moda in questo caso. Questo diciamo è il nostro
obiettivo, il nostro goal. E con voi assolutamente, per quanto riguarda la moda, abbiamo raggiunto un livello molto alto e siamo molto contenti anche con la realtà piccola che siamo noi, relativamente una situazione studentesca, di poter stare ospiti di questo calibro. Quindi vi ringrazio veramente tanto, ringrazio tantissimo anche Italo per il contributo di Vogue, che, come ci dicevamo esatto. prima nel backstage, è un nostro affezionato, un nostro ospite, diciamo una testata che lungo gli anni, quest'anno ma anche gli anni precedenti, ci ha sempre accompagnato nelle conferenze di moda. Volevo ringraziare tantissimo il team di Costanza Primis, tutte le ragazze. Grazie, del team, io le ringrazio tutte. Assolutamente, che hanno fatto un ottimo lavoro insieme al team di PR e comunicazione. Per dare la possibilità a tutti di raggiungere un mondo che magari visto da Instagram, sia i vostri profili personali che il brand, è un po' lontano, sembra un po' estemporaneo, sembra tutto un po' irraggiungibile. Invece proprio anche un altro nostro obiettivo è di collegare le eccellenze italiane con i ragazzi, vogliamo fungere da ponte, raggiungere qualcosa che magari non sarebbe raggiungibile, uno si fa un'idea su internet, su Instagram, sui social, ma poi confrontandosi è magari completamente diverso, uno conosce mille aspetti di un brand, come dicevate voi prima, non c'è solo The Attico, bello, fanno i vestiti, fanno le collezioni, però poi dietro c'è anni di lavoro, tutti i giorni, tutto il giorno, 365 giorni all'anno, e questo, se uno non dà testimonianza, ce lo può soltanto immaginare l'ascoltatore e chi guarda, ma se non esatto, lo sente veramente da chi lo fa, è difficile da comprendere. Un po' come tutti i lavori che se non vengono raccontati bene, dici, questo è come un magazine di moda che stai lì, magari lo sfogli in un quarto d'ora, 20 minuti, dietro ci sono mesi di lavoro e sì, va tutto molto spiegato, sono d'accordo. Esatto, no, infatti il nostro obiettivo è anche quello proprio di valorizzare questi aspetti, perché appunto il rischio è che se no spesso uno abbia anche una visione non solo parziale, ma forse anche un po' superficiale, cioè di ritenere questi lavori meno impegnativi o di altri, quando in realtà appunto ogni lavoro è legittimo, ogni lavoro è importante, però ecco, proprio per questo è giusto valorizzare e dare la giusta importanza anche a questo tipo di lavoro, perché non è da meno, c'è un lavoro dietro che non si vede, che poi sembra tutto bellissimo, edulcorato, ma in realtà appunto poi dietro c'è lavoro di mesi, fatica, studio, difficoltà, e quindi insomma è giusto attraverso queste conferenze nel piccolo valorizzare questi percorsi, ecco. Direi lavoro di anni. Esatto. E studio di anni. Esatto. Le nuove generazioni che comunque si approcceranno tra poco al mondo del lavoro, che è completamente diverso da quello dello studio, e così sono più coscienti almeno. Anche se quest'anno, dopo quest'anno di Covid, le cose sono cambiate, quindi probabilmente anche alcuni ritmi, alcuni modi di lavorare si sono totalmente modificati, forse semplificati, quindi vedremo. Chiaramente siamo tutti in super evoluzione, ogni anno cambiamo, però non dobbiamo spaventarli e speriamo che almeno un po' di loro abbiano veramente capito come avere un'azienda di moda e quello che c'è dietro Attico, qual è come è andato il nostro inizio e come da allora le cose sono cambiate. Speriamo di aver trasmesso un pochino di quello che è stato Attico. Assolutamente. Io spero di avervi aiutato a farlo. Grazie. Assolutamente, è stato veramente bello dall'esterno vedere appunto voi conversare in mondi distinti, ma appunto in realtà in collegamento, ed è proprio bello vedere questo scambio di idee e di percorsi. Ecco, quindi grazie davvero. Grazie a voi. Infatti, proprio per questo
Grazie a tutti per essere stati qua con noi. Speriamo di che tutto questo finisca poi in un futuro prossimo, di replicare tutto questo in Cattolica, che si crea un altro clima, diciamo, ecco. E quindi vi aspettiamo presto. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie. Allora. Grazie, buon lavoro. Ciao. Ciao, grazie.